Due scoiattoli, Tollo e Tessa, pronti a lanciarsi in un'emozionante avventura per scalare il Monte Everest. Questa è la storia de Il Tetto del Mondo, il libro dedicato ai bambini e alle famiglie di chi è affetto da condroplasia, una patologia rara e ancora poco conosciuta. La condroplasia è una condizione genetica che determina una bassa statura sproporzionata, nel senso che sono bambini che hanno un tronco normale di arti corti e questo di conseguenza determina una bassa statura e quindi dal punto di vista clinico i centri di riferimento che seguono questi bambini devono seguire i bambini e le famiglie non solo per le problematiche mediche associata a questa condizione, ma anche dal punto di vista psicologico, perché il bambino deve seguire il percorso della propria vita e della propria crescita all'interno di una società che a volte stenta ad accettarlo. La favola illustrata, edita da Cartusi Edizioni, porta le firme dell'autrice Sabina Colloredo e del disegnatore Marco Brancato, con lo scopo di promuovere consapevolezza e informazione sulla patologia e sulle vite di chi ne è affetto. L'insegnamento che questo libro vuole dare ai bambini con l'acondroplasia è molto semplice, guardare sempre più in alto. Io credo che questo sia un po' un metodo per andare avanti un po' per tutti fondamentalmente, guardare sempre più in alto. Stephen Hawking ha aperto le Olimpiadi del 2016 a Londra dicendo: non guardate i vostri piedi, guardate le stelle, non guardate i vostri piedi. Ecco, io direi che questo è l'insegnamento principale di questo meraviglioso racconto. Il progetto Il Tetto del Mondo è stato realizzato grazie anche al prezioso contributo incondizionato di Biomarin. E Biomarin è un'azienda impegnata nell'ambito delle malattie rare, quindi comunque si occupa di varie malattie dove sono coinvolti sicuramente i bambini. In questo caso noi abbiamo cercato di essere con loro perché i bambini sono il futuro sicuramente e quindi noi vogliamo comunque accompagnarli e stargli vicino. Noi come azienda vogliamo appunto sempre di più essere insieme a queste famiglie, a questi bambini e cercare con il racconto, attraverso la metafora, anche un modo per far parlare di queste patologie che appunto essendo rare spesso e volentieri non sono conosciute oppure sono conosciute soltanto dal punto di vista esterno come fenotipo, ma non intimamente per quello che i pazienti veramente provano, sentono, vogliono fare e le aspirazioni che loro hanno anche per il futuro.